all'ultima giornata di campionato di regular season davanti a questa grande cornice del comunale. Ci sono Nardò e Altamura. Nardò viene da una doppia sconfitta che ha un po' spezzato quelle ali dell'entusiasmo che bisogna ritrovare oggi, perché ci saranno i playoff da giocare e sarà fondamentale giocarli come terza della classe. Il Nardò davanti al proprio pubblico, davanti il Nardò schiera il tridente Bonija, Jonai e Ferreira. Dall'altra parte tridente anche per l'Altamura, che ha tre attaccanti in doppia cifra. Ci siamo quasi. Partiti, è cominciata. Attenzione a Ferreira che mette giù e calcia il primo squillo del Nardò con la conclusione che è uscita di un po'. La pallone all'indietro sbagliato, allora Bonija sente la porta ma non la trova. Seconda occasione per il Nardò. Uno contro uno con Ciraci. Franco Sosa entra in area di rigore, c'è il penalty per l'Altamura. Si parte con Croce contro Viola, Croce il palo, poi il pallone rimane lì e sulla respinta l'ha messa dentro Molinaro e l'Altamura è quindi in vantaggio di Molinaro. L'Altamura esulta, qui recupera palla il Nardò, lo fa con Fedele che prova ad accelerare, palla per De Giorgi, c'è largo De Giorgi e invece va in porta, l'ha ripresa subito il Toro con il sesto gol stagionale di De Giorgi. È durato pochissimo il vantaggio dell'Altamura, qui c'era largo, dicevamo, Ferreira. Parte direttamente in porta, palla che si stampa sul palo e poi la respinta di Cascella. Prova a passare, nessuno che lo va a chiudere. Adesso Mengoli, Colella arriva in area di rigore e si divora l'1-2, incredibile. Ciraci prova a mettere il pallone, De Giorgi crossa, diventa all'improvviso interessante. Poi Fedel si coordina, la grande risposta di Guido. Forse era avanti Molinaro, entra in area di rigore, la respinta di Viola. Ancora l'Altamura a rendersi pericoloso. Ferreira si accende, Ferreira va in porta, non è uscita di molto. Occasioni su occasioni, partita bellissima. La tiene Jonai, sterza contro sterza, crossa Jonai, palla che passa, la deviazione è quella di Ciraci che fa 2-1, ma grande azione di Jonai e l'ha presa di fatto il più piccolo di tutti là in mezzo, l'ha insaccata lui, Mattia Ciraci per il 2-1 del Toro. Attenzione a Bonija, altro pasticcio della difesa dell'Altamura che la perde, Bonija ci prova da fuori. Parte la conclusione, alta sulla traversa. Finisce qui il primo tempo, succede tutto nella prima mezz'ora. Prima l'Altamura con Molinaro, poi il Nardò la ribalta con De Giorgi e Ciraci. Si va al riposo sul risultato di 2-1, una partita molto molto bella. Ci siamo partiti con Mengoli che gioca subito all'indietro. Qui l'Altamura in difficoltà con Fedel, zona tiro, Fedel va verso il centro, Fedel prova a calciare, trova l'angolino, siamo 3-1, una grandissima giocata di Fedel che ha aspettato l'attimo giusto, poi è stato fortunato perché l'Altamura glielo ha regalato e la mette nell'angolino. Nardò 3, Altamura 1. L'indiziato Nova, Mattera forte in porta e l'ha ripresa l'Altamura, 3-2, deviazione sotto porta che beffa Viola, siamo 3-2, questa partita non finisce mai. È spettacolo, Fedel parla all'indietro per Jonai, Jonai tocca per Mengoli, la piazza Mengoli, palla fuori di centimetri. Qua Polichetti, sventaglia nuovamente Polichetti per Ciraci! Ancora Ciraci, ancora di testa, ancora lui, ancora di testa, la prende un'altra volta, il più piccoletto là in mezzo, la doppietta di testa, questo è un giorno che non dimenticherà Ciraci. Il tacco di Molinaro, palla che passa la conclusione, poi Viola con i piedi, parte Sepe, ci prova da fuori, la deviazione decisiva di Viola, Ferreira costretto a fermarsi però, palla per Jonai, voleva spaccare la porta qui Neo Jonai, palla alta. Attenzione qui a Sosa, Sosa calcia,
illusione del gol, solo esterno della rete. La vuole Gionai dall'altra parte, il passaggio è di fino per Eneo Gionai, ne ha due addosso, Gionai prende l'esterno, poi si ferma, poi prende nuovamente l'esterno, ubriacata la difesa e palla dentro per il 5-2, la gloria personale di un fenomeno, ragazzi. Eneo Gionai fa tutto da solo, la mette nell'angolino, è 5-2, match point Toro. Gionai prova da centrocampo, attenzione qui in due tempi, parte Caputo, palla alta sulla traversa, va Gionai, tagliato la deviazione, il pallone rimane lì, Urquiza, ma c'è fuori gioco, tutto fermo, arriva qui il triplice fischio, il Nardò chiude la regular season con 3 punti, 7 gol al comunale, finisce 5-2, una partita stupenda e adesso bisognerà aspettare lo spareggio, poi giocarsi i playoff. La prima si gioca in casa contro il Barletta per sognare la C.